Buon pomeriggio a tutti. Io nella esperienza di questo pomeriggio ho un obiettivo fondamentalmente, vista l'ora. L'obiettivo è quello di non dare contributo alcuno al torpore che inevitabilmente arriva nel primo pomeriggio. Naturalmente rispetto a questo ci sono due sub-obiettivi. Il primo è che le slide che vado a presentare possano essere utili anche in seguito. Come metodo di lavoro. Ricordo quando si usavano i lucidi e il proiettore, c'erano i relatori che noi chiamavamo, io ero dall'altra parte, chiamavamo i giralucidi perché venivano lì, giravano 30, 40, 50 lucidi, non ti davano il tempo neanche di ragionare, di riflettere e poi andavano via. Non è questo che faremo oggi e ve ne accorgerete subito tutti quanti. L'altro obiettivo è che l'incontro di oggi, incontro molto particolare, nel quale non posso nascondere il mio disagio, insomma, tenete conto che chi opera con queste modalità si sente un po' come l'attore che deve recitare non vedendo il pubblico perché le luci sono spente tutte, però sapendo bene che ciascuno spettatore nel pubblico lo vede, ma quelli sono attori però, noi non lo siamo. Preferisco il contatto diretto e mi auguro che questo potrà essere possibile il prima possibile. Ma comunque che questo incontro possa servire comunque concretamente a mettere in atto quelle iniziative, quelle modifiche, quelle innovazioni che saranno necessarie. Dal punto di vista legislativo regionale, la legge 10, da un punto di vista organizzativo e da un punto di vista delle relazioni a far partire in maniera assolutamente concreta la procedura sia ascendente della quale ha parlato il collega Casalino, sia discendente. Ancora due brevi note metodologiche che sono queste, e che i concetti che andrò ad esprimere sono di carattere generale. Perché voglio dire questo? Perché parrebbe quasi dal titolo che la mia funzione qui è di esprimere, di comunicare in qualche modo l'esperienza che abbiamo fatto alla Regione Puglia dal 2000 dal 2010 fondamentalmente fino al 2017, quando non c'è, perché io sono arrivato quando non c'era ancora quella che per voi è la legge 10, che per noi la legge 24 del 2011, poi c'è stata anche la legge sulla qualità della regolazione, così via. E invece proprio che quindi questa esperienza dà origine a queste slide, invece è proprio il contrario, esattamente il contrario. Cioè le slide esprimono concetti di carattere generale che sono il risultato di studi, di lavoro, di benchmarking, di confronto con le altre regioni, di approfondimento di leggi dello Stato e norme europee. E quindi concetti di carattere generale che hanno essi influenzato poi il percorso che noi abbiamo fatto alla Regione Puglia. E poi l'altra cosa importante dal punto di vista metodologico è che voi vi accorgerete che l'impostazione non è di tipo squisitamente giuridico. Non può esserlo. Io, infatti, non sono un giurista. Sono, se voi vedete il curriculum che è pubblico, sono laureato in sociologia, sono sociologo, gli studi giuridici sono venuti successivamente, comunque ci sono stati, almeno quello per forza, e quindi sono abituato a ragionare in termini di sistema. Quindi tutto il percorso che faremo, il treno, nel percorso che faremo si vedrà, sarà chiaro, un treno che viaggia su un binario fatto di due rotaie. Una è quella ovviamente, naturalmente, inevitabilmente giuridica, l'altra è quella sistemica, che quindi tiene conto di aspetti organizzativi e di sistema, relativi appunto all'organizzazione regionale, alle relazioni intraregionali ed extraregionali e a tutto ciò che riguarda anche il rapporto tra questa tematica e, come accennava poco fa il dottor De Caro, con la qualità della regolazione. Teniamo conto che il recepimento delle norme europee, quindi l'adeguamento, l'allineamento, ecco, dell'ordinamento regionale, così come quello dello Stato,
alle norme europee è esso stesso, in quanto tale, elemento fondamentale della qualità dell'ordinamento. E credo che con questo sia già chiaro, sia chiara l'impostazione. Cominciamo a vedere gli atti europei che possono rendere necessario l'adeguamento dell'ordinamento regionale. Allora, ovviamente i regolamenti, le direttive, gli atti non legislativi, adesso vediamoli uno per uno. I regolamenti. Allora, sfatiamo, incominciamo il primo luogo comune, e cioè si dice, se i regolamenti europei hanno diretta applicazione, infatti per i fondi strutturali noi aspettiamo per 7 anni i regolamenti di riforma dei fondi, dopodiché li applichiamo direttamente, non abbiamo bisogno di recepimenti. Che bisogno c'è di recepire? Allora, questo è parzialmente vero, ma non è tanto vero. Perché? È pur vero che da un punto di vista strettamente giuridico il regolamento non ha bisogno di recepimento, si applica direttamente, ma è anche vero che laddove la normativa regionale dovesse essere in contrasto col regolamento e quindi essere automaticamente disapplicata, è giusto che venga abrogata, semplicemente abrogata o anche sostituita. Cioè un allineamento alla normativa comunitaria, anche sul piano formale, anche laddove la norma regionale dovesse essere in contrasto e quindi disapplicata, diciamo che quantomeno opportuno. E poi ci sono le direttive. Le direttive sono quelle più delicate, perché quelle che hanno bisogno obbligatoriamente di un recepimento e per quelle che investono competenze di natura regionale, peraltro tutto il processo è disciplinato anche dalla legge 234, hanno bisogno di recepimento da parte della regione, altrimenti scattano i poteri sostitutivi. Poi ci sono gli atti non legislativi. Ora, per questi vale lo stesso discorso dei più o meno dei regolamenti. Gli atti non legislativi, proprio per essere tali, e parlo delle raccomandazioni, delle comunicazioni, ma anche dei libri bianchi, dei libri verdi, degli atti di indirizzo, dei piani di azione, ci sono diverse, molte definizioni, tant'è che da diversi anni hanno separato anche i diversi bollettini delle comunità europee. Non hanno bisogno di recepimento, però voi pensate, faccio soltanto 3 esempi, e quindi normalmente, dicevo, vengono, come devo dire, considerati come di secondo piano, vengono un po' sottovalutati, se non addirittura trascurati. Errore gravissimo, perché pensiamo soltanto all'economia, ai libri e ai piani di azione sull'economia circolare. Pensiamo per esempio a tutta Europa 2020, 2020, non è una direttiva, non è un regolamento, si tratta di un atto di indirizzo e pensate a come sta influenzando non soltanto gli interventi concreti sul piano normativo, ma addirittura le intere politiche degli Stati membri nelle loro varie articolazioni. Pensate che tutta la tematica della better regulation, quindi della qualità della regolazione, quindi gli strumenti come l'AIR, la VIR, la misurazione degli oneri amministrativi, concetti come i livelli minimi di regolazione, li vedremo adesso, li approfondiremo, insomma, li lambiremo un po' questi strumenti, vengono tutti da comunicazioni comunitarie, quindi da atti non legislativi. Quindi trascurare questi è un errore gravissimo, secondo me. Poi ci sono le sentenze della Corte di Giustizia UE, che ovviamente si collegano con le direttive, quindi sono queste ugualmente cogenti e molto, molto delicate. E poi le procedure di infrazione, che bisogna fare in modo da risolvere finché possibile, per quanto possibile, prima che arrivino a sentenza, quindi bisogna disinnescarle perché sono delle bombe ad orologeria. Vediamo come. Allora, l'attuazione della fase discendente, e qui quando faccio riferimento alla legge 24 del 2011, che è quella della Puglia, ovviamente dobbiamo sempre tener conto di quello che ho detto prima, cioè che
quello che è scritto in queste slide è stato in qualche modo direttamente o indirettamente riportato nella legge o negli atti, che derivano, negli atti amministrativi che derivano da quella legge, ma si tratta di concetti di carattere generale, e cioè questa slide serve anche a sfatare un altro mito, quello della legge UE regionale o la legge di partecipazione, come viene definita dalla legge 10 della Regione Siciliana. Perché? Perché il recepimento non può avvenire esclusivamente nella legge UE o di partecipazione. Tecnicamente non è detto che debba avvenire necessariamente in quella legge. Non è neanche opportuno, molte volte non è possibile. Quindi la legge di partecipazione rimane lo strumento fondamentale per il recepimento soprattutto delle direttive comunitarie, ma anche per disinnescare le procedure di infrazione. Ma è uno degli strumenti possibili, perché il recepimento può essere fatto anche in una legge organica per materia, in un regolamento, in un piano programma, in un altro atto amministrativo. Su questo mi soffermo brevemente perché, per esempio, è capitato a noi che mentre si stava preparando la legge UE regionale, come è definita la legge 24, quindi diciamo la vostra legge di partecipazione, c'era da recepire una direttiva e fu fatto un quesito specifico scritto da un dipartimento che chiedeva che loro stavano già operando questo recepimento di questa direttiva nell'ambito di un DDL, disegno di legge organico di riscrittura di un'intera materia, e chiedevano se dovevano sospendere questo recepimento dandolo a noi per farlo poi nella legge UE regionale, potevano procedere così come avevano programmato. E noi rispondemmo che potevano tranquillamente procedere come avevano programmato, anzi era meglio così. Ma la ragione è molto semplice, perché cioè le ragioni sono due. Primo, perché la legge UE regionale si fa, se tutto va bene, entro il 30 aprile, se tutto va bene. E se si parla di un DDL che viene presentato a settembre o a ottobre, per motivi di tempo, forse è meglio farlo in un DDL per materia anziché trasferirlo nella legge UE regionale. Questo c'è un motivo proprio molto, molto pratico, terra terra. E poi c'è un motivo anche, come devo dire, di qualità anche della regolazione. Teniamo conto che la legge UE regionale comunque è una legge omnibus, come la legge finanziaria. Cioè, laddove entrano norme di diversa natura, il cui unico collante è quello dell'adempimento alle normative europee, ma non c'è un collante di materia. Quindi, quando noi abbiamo questa, se non c'è alternativa, la mettiamo lì, ma quando noi abbiamo alternativa, forse, questa è una mia opinione personale, ma condivisa anche da molti, non è soltanto la mia, forse sarebbe opportuno lasciarla, per motivi, dicevo, di qualità della regolazione, a una legge organica per materia, oppure metterla, se contemporaneamente si sta lavorando in quel senso, in un testo unico. Regolamento. E, beh, qui è necessario un piccolo approfondimento. Tenete conto che l'osservatorio legislativo interregionale, di cui ho fatto parte del direttivo nazionale, unico rappresentato in una regione del sud, peraltro, fino a quando sono andato in pensione, è dominato da quello che definisco l'asse, l'Appennino tosco-emiliano, un po' dalle regioni toscane ed Emilia-Romagna. Le regioni toscane ed Emilia-Romagna, peraltro, hanno due concezioni, due approcci completamente diversi per quanto riguarda la formazione delle leggi e la necessità o meno e le tecniche per la delegificazione. Per esempio, la Toscana preferisce mettere tutto nelle leggi, quindi fa delle leggi di 40 pagine con 120 articoli, e noi teniamo conto, non voglio esprimere giudizi su questo assolutamente, teniamo conto che ciascuna di queste scelte è una scelta politica e dà i suoi punti positivi e negativi. Allora, punto positivo di questa scelta, l'aspetto positivo è quello che nella ricerca delle fonti,
la ricerca delle fonti è molto più facilitata perché tu c'hai tutto dentro, c'hai i concetti generali, ma hai anche il dettaglio, quindi non devi andare a perdere la testa per vedere tutte le fonti. L'aspetto negativo è che se tu vuoi cambiare anche una virgola di un dettaglio, di un comma di quella legge, devi fare una modifica di legge, quindi con tutte le complicazioni e i tempi che questo comporta. La regione Emilia-Romagna invece ha un approccio che è condiviso, diciamo in questo momento, dalla maggior parte delle regioni, compresa la Puglia, di delegificazione, e cioè di fare delle leggi, soprattutto laddove si parla di tematiche europee, ma non solo, nelle quali per il dettaglio si delega alla Giunta e quindi al governo regionale per la Sicilia di regolamentare nella materia, dando come devo dire, un quadro di riferimento a cui attenersi. Diciamo che in questo caso si instaura lo stesso tipo di rapporto che c'è tra legge delega e decreto legislativo a livello nazionale. Lo stesso tipo di rapporto, viene instaurato tra legge regionale e regolamento della giunta di attuazione di quella legge. E questo si chiama, questi regolamenti vengono, la regione Emilia-Romagna li chiama regolamenti di delegificazione. Noi li chiamiamo regolamenti di attuazione. Il vantaggio e lo svantaggio sono speculari rispetto alla prima, quindi maggiore difficoltà nel reperimento delle fonti perché abbiamo più fonti normative alle quali riferirci, estrema flessibilità dello strumento perché se dobbiamo cambiare, e succede molto spesso, dettagli delle procedure, per esempio, dell'organizzazione, soprattutto in norme che riguardano aspetti tecnici che spesso vengono modificati e così via, dovendo operare con lo stesso strumento, operiamo con delibera di giunta che ci impiega, se vogliamo, 2 settimane, per essere anche una settimana per essere approvata, anziché mesi, cosa che succede per le leggi. La scelta è una scelta di tipo politico, la Puglia ha abbracciato questa seconda scelta al punto che lo stesso statuto prevede 3 forme di regolamento, mentre lo statuto della Sicilia ne prevede una sola, parla solo di regolamento. Il regolamento di esecuzione, che è il regolamento sempre ad opera della Giunta, di esecuzione delle leggi dello Stato. Il regolamento di attuazione, che sarebbe questo di cui abbiamo parlato adesso, delegificazione, che attua leggi regionali. È regolamento delegato quando c'è una specifica delega alla quale mi sono appena riferito. Quindi, a proposito della regione siciliana e dello statuto prevede solo una forma di regolamento. O nel caso in cui si trattasse di regolamento di esecuzione di leggi dello Stato, no problem. Di attuazione di leggi regionali, idem. L'unico problema riguarda l'eventuale delega da parte dell'Assemblea regionale. Io non so se in passato questo è stato fatto, però dico sempre, ciò che non è espressamente proibito è ammesso. Quindi anche a statuto vigente della regione, secondo me, se si volesse operare in regime di delegificazione, con leggi regionali che danno delega al governo regionale di regolamentare gli aspetti di dettaglio con un quadro di riferimento, creando appunto quel rapporto a cui riferivo prima, questo tecnicamente, a mio avviso, è possibile. Dove va anche il recepimento può avvenire è il piano programma. Qui impiegherò pochissime parole perché l'ho dovuto mettere questo, perché in via teorica non possiamo escludere che ci siano dei contrasti tra un piano programma, non so, il piano ambientale triennale delle acque reflue, che ne so, delle discariche e le norme europee. Dico dovuto, ma mi sembra poco probabile, perché dico soltanto, essendomi occupato di programmazione per 30 anni, e 20 di fondi SIE, dico che quando si inizia a operare sui piani, sui programmi, si parte sempre con l'analisi SWOT famosa, cioè
cioè quella che si occupa, che va ad analizzare la forza, le debolezze, le opportunità e i vincoli. E tra i vincoli, i primi a essere considerati sono proprio i vincoli normativi. Quindi si dovrebbe trattare di un errore, ma insomma, difficilmente succede. Invece può succedere che il contrasto possa venire in un altro atto amministrativo. Per esempio, per quanto riguarda l'attuazione di leggi regionali, non è detto che l'attuazione debba essere fatta esclusivamente con regolamento, ma al regolamento possono seguire delibere della giunta o del governo regionale che afferiscono a singoli interventi, presi proprio uno per uno, e rispetto a questi singoli interventi può verificarsi un contrasto. Quindi non possiamo escludere che il contrasto possa essere anche un atto amministrativo di rango inferiore anche al regolamento. Ora vediamo quali sono i contenuti del DDL UE regionale o della legge di partecipazione, come nella regione Sicilia, quali sono i contenuti che deve avere. Teniamo conto che questi concetti, lo ripeto sempre, non sono presi pari pari dalla legge regionale, assolutamente, ma sono concetti generali, cioè come dire, sono aspetti imprescindibili. Alcuni dei quali, non tutti, ma molti dei quali sono ripresi anche dalla legge regionale 10 della regione siciliana. Innanzitutto una relazione introduttiva che comprende lo stato di conformità della legislazione regionale alle disposizioni dell'Unione Europea, un elenco delle sentenze della Corte di Giustizia a cui dare attuazione e un elenco delle procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla regione. E qui facciamo subito, e siamo già al terzo, come devo dire, alla terza critica ai luoghi comuni. Quando si fa una legge normale, e io ho lavorato su tante, quindi lo so benissimo, in genere si lavora insieme tra gli uffici legislativi e i dipartimenti, quindi gli uni portatori di tecniche legislative, gli altri portatori invece di conoscenze tecniche, sull'articolato. Partendo dal problema si parte. Quando finalmente si arriva alla conclusione, si finisce, arriva la scocciatura. La scocciatura qual è? Fare la relazione di presentazione del disegno di legge. Quindi mezza pagina per dire qual è la finalità della legge e 3 righe per dire a cosa tende ciascun articolo. Dopodiché si chiude, si impacchetta e si manda alle commissioni per l'iter che poi deve avere il disegno di legge. Per quanto riguarda questa materia, e lo devo dire in tutta franchezza, è esattamente il contrario. Non è la legge UE regionale, il suo articolato, che governano il resto, ma è la relazione introduttiva che è comprensiva di questi 3 aspetti e in particolare dello stato di conformità che governa tutto ciò che si deve fare, la legge UE regionale, come si articola e tutto il resto. Quindi non solo la legge UE regionale, ma anche tutto il resto. Questo voglio che sia ben chiaro perché se no poi se i presupposti sono errati, poi non si parte bene. L'articolato l'ho messo dopo, non a caso. Poi c'è un allegato che riporta l'elenco delle direttive che non necessitano della normativa di attuazione o perché sono direttamente applicabili, perché ci sono direttive che sono direttamente applicabili, non tutte le direttive sono da recepire, perché il loro contenuto è sufficientemente specifico, quindi si recepiscono così come sono, perché l'ordinamento regionale è già conforme, quindi non c'è niente da fare, perché sono già sufficienti le norme di attuazione dello Stato. Allora uno si chiede, ma scusate, ma se su queste direttive
non dobbiamo fare niente, perché siamo già a posto. Perché dobbiamo intervenire? Perché dobbiamo? Che cosa abbiamo da dire? Non abbiamo niente da dire. Errore. Non è così. Perché in una visione sinottica, complessiva, sistematica dell'operazione che si va a fare, è necessario che siano affrontate tutte. O se supponiamo che su cinque direttive, tre siano da recepire, due no, perché fanno parte di queste tipologie qui. Cioè, perché l'ordinamento regionale è già conforme, c'è già una legge regionale che non dice niente, disciplina già quella materia e non dice niente di contrastante rispetto alla direttiva. Quindi siamo stati anche più veloci dell'Unione Europea. Ma se noi operiamo su tre direttive che dobbiamo recepire, magari con abrogazioni, magari con modifiche di norme regionali in contrasto, e su due non diciamo niente, che succede? Succede che se taciamo, semplicemente taciamo. Noi nell'elenco delle direttive ne abbiamo cinque, ma andiamo a operare su tre. Dopodiché, silenzio sulle altre due. Che succede? Che tra qualche anno chi ricerca le fonti si chiede: va bene, ma voi le altre due, tre sono state recepite, le altre due. Quindi è necessario che noi ci esprimiamo su tutte e cinque le direttive, su tutte. Se su due non c'è niente da fare, diciamo perché non c'è niente da fare e citiamo espressamente uno di questi quattro aspetti, in modo che il cerchio a quel punto si chiude. Abbiamo operato su tutte e cinque le direttive che stiamo lavorando. E poi questo invece riporta i contenuti della relazione sullo stato di conformità. Ora, lo stato di conformità, secondo lo statuto, la legge 10 della Regione Siciliana, ma anche secondo le altre, insomma, tutte quante le leggi regionali che disciplinano la partecipazione, viene presentato dalla Giunta. È un DDL, o meglio, la relazione stato di conformità è una relazione, un DDL, d'accordo? Ma tecnicamente, materialmente, chi lo fa? Lo fanno gli assessori? Non credo. È anche difficile che lo facciano i singoli dipartimenti, perché ciascun singolo dipartimento può operare per quanto riguarda le materie che sono a sua conoscenza. E quindi lo deve fare necessariamente una cabina di regia. Nelle regioni ci sono orientamenti diversi, per esempio l'Emilia-Romagna ha individuato la cabina di regia nel settore legislativo e di qualità della regolazione della giunta regionale. E quindi è quel settore che convoca i dipartimenti, che tiene le fila di tutti quanti gli adempimenti da fare, che raccoglie gli input, che dà gli input e che alla fine lavora. Sulla relazione che contiene lo stato di conformità dell'intero ordinamento e su quello che è necessario fare. La Regione Puglia, per esempio, ha individuato invece una cabina di regia diversa che ha chiamato gruppo di lavoro, pensando a una collaborazione tra giunta e consiglio, quindi un gruppo di lavoro misto tra i due legislativi, i dipartimenti e anche alcuni rappresentanti delle commissioni consiliari, quindi in modo che il modello cosiddetto collaborativo incominci a funzionare già da subito. So che, allora, leggendo la legge 10 della Regione Siciliana, noi vediamo che c'è un modello basato sui dipartimenti. Secondo me è un modello che, lo dico molto francamente, non può funzionare. So che di recente è stato fatto un provvedimento con cui è stato istituito un comitato interdipartimentale. E siamo sulla strada giusta per quanto mi riguarda. Non lo conosco, non ho visto questo provvedimento, quindi non so se questo comitato interdipartimentale è formato soltanto da rappresentanti
dei dipartimenti ed eventualmente del legislativo del governo regionale, perché in questo caso è molto importante come formato, importantissimo, perché in questo caso il modello sarebbe quello che si chiama il modello a trazione del governo regionale. Se invece ci sono anche rappresentanti dell'Assemblea, ricadrebbe nel modello, che anche quello pugliese, di collaborazione istituzionale. Comunque la cabina di regia ci vuole. Quindi l'elenco degli atti normativi dell'UE che investono la competenza regionale, quindi si elenca. E si elencano, secondo me, e non solo secondo me, tenendo presente la prima slide, quindi non solo gli atti da recepire, ma anche i regolamenti che hanno diretta attuazione, anche le procedure di infrazione, tutto, cioè tutto ciò che implica, che ricade in qualche modo sulla competenza regionale, deve essere riportato. L'attribuzione di ciascun atto alla direzione area di servizio competente. Per cui la relazione dice, ok, di questo, ma mi avete chiamato? No. No, no, chiedo scusa, pensavo che mi avessero chiamato proprio dal Formex cioè, chiedo scusa per l'interruzione. Allora, quindi ogni atto viene attribuito alla direzione di area o dipartimento, come si chiama in Sicilia, o al servizio, all'ufficio, come si chiama secondo la propria organizzazione, secondo l'organizzazione di ogni regione. Per cui già si delinea che cosa? Una procedura ascendente e discendente all'interno della regione, e cioè dai dipartimenti viene l'input alla cabina di regia. La cabina di regia elabora la relazione sullo stato di conformità e nella relazione sullo stato di conformità restituisce a ciascun dipartimento i compiti da fare a casa. Ecco, chiamiamoli così. Quindi su cui, come si deve muovere, che cosa deve fare. Poi c'è l'individuazione degli atti per i quali non è necessaria una normativa di attuazione, allegato, e questo si rifà a quello che ho detto prima. Quindi citare comunque in ogni caso gli atti che non richiedono attuazione, ma che deve essere chiaro che sono stati trattati, e per quelli che richiedono una normativa di attuazione bisogna specificare anche il percorso normativo. Abbiamo visto prima che il percorso normativo non è detto che debba essere necessariamente nella legge di partecipazione e non è detto che debba essere nemmeno in un atto legislativo, può essere anche in un atto regolamentare o in un atto amministrativo. Quindi noi dobbiamo dire di ogni intervento da mettere in atto a chi lo diamo, a chi diamo i compiti, ma diciamo anche che tipologia di atto è da adottare, se un DDL, se una proposta di regolamento, se una proposta di deliberazione. Poi dobbiamo dire l'operazione tecnico-normativa da mettere in atto, se una nuova disciplina, perché o non abbiamo proprio una disciplina in quella materia, oppure ne abbiamo una obsoleta e tanto vale la pena, tanto vale sostituirla completamente. Oppure se andiamo a modificare o integrare la disciplina esistente, se andiamo ad operare delle abrogazioni secche e nient'altro, soltanto abrogazioni di norme in contrasto. Poi dobbiamo dire che percorso di formazione deve avere la norma, quindi dove deve essere collocata. Un articolo all'interno della legge di partecipazione, un articolo tra gli altri, ok. Una novella per materia, cioè va in una legge organica per materia novellata, oppure lo mettiamo in un testo unico, laddove noi abbiamo più leggi regionali, abbiamo già anche in ossequio a determinate opportunità che ci vengono sempre suggerite,
dalla qualità della regolazione. Intendiamo fare un testo unico mettendo insieme più norme esistenti, anche per semplificare. Allora, mettendo tante norme assieme in un testo unico, ci mettiamo anche il recepimento di quella direttiva e così viene anche una norma organica, attuale e che avrà bisogno, prima di essere obsoleta, avrà bisogno di molto tempo. Tra l'altro anche facilmente accessibile e qualitativamente anche di rango molto più elevato. E poi, se invece quella norma ha bisogno di motivi di urgenza, e qui mi devo soffermare un minuto perché la legge regionale 10 della Sicilia, almeno non so se ho visto sommariamente, troppo sommariamente non ci ho fatto caso, ma non prevede, a differenza di quella della Puglia, una procedura da applicare nei casi di urgenza. Per cui la legge regionale della Puglia ha un articolo specifico. Faccio un esempio. C'è da recepire una norma per disinnescare subito una procedura di infrazione in una materia nella quale non c'è una novella in corso, non c'è un testo unico in corso. Bisogna operare con un disegno di legge che deve avere i suoi tempi. È il mese di ottobre, la legge UE regionale viene fatta ad aprile, bisogna operare subito. La norma regionale, la legge regionale a Puglia prevede procedure accelerate in casi di urgenza che devono essere però individuati e giustificati. E quindi c'è anche questo caso nella relazione, se l'intervento su un recepimento ricade in questa tipologia deve essere specificato e quindi deve essere detto a chi lo deve fare di attivare la disciplina di cui all'articolo specifico sui casi di urgenza. Questa, per esempio, sarebbe una norma, ripeto, se non c'è, se non ho letto male o se non ho letto troppo in fretta, da introdurre nella legge 10, una delle modifiche da fare. Questi sono poi i contenuti della legge UE regionale. La legge UE regionale, quindi adesso abbiamo visto la relazione sullo stato di conformità. La relazione sullo stato di conformità introduce la legge. La legge deve avere il recepimento degli atti normativi dell'Unione Europea nelle materie di competenza regionale. Ok, quindi non l'elenco, ma il recepimento, cioè deve avere nell'articolato gli articoli, le norme che recepiscono. Le disposizioni per l'attuazione delle sentenze della Corte di Giustizia e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo o opportunità di adeguamento per la Regione. Le disposizioni modificative o abrogative della legislazione regionale vigente, necessarie per l'applicazione degli atti dell'UE e delle sentenze della Corte di Giustizia, l'individuazione degli atti normativi dell'UE alla cui attuazione la Giunta regionale è autorizzata a provvedere con regolamento e statuizione dei principi e dei criteri direttivi. E cioè, articolo 1, recepisco questa norma di questa direttiva. Articolo 2, attuo la sentenza della Corte di giustizia. Articolo 3, so, tipologia, come dire, una semplificazione, tanto per capirci. Articolo 3, modifico o abrogo una norma della legislazione regionale che opera già, che disciplina già quella materia, ma per adeguarla alla direttiva comunitaria o alla sentenza della Corte di giustizia. Articolo 5, per le direttive X e Y, creo un quadro di riferimento e do delega alla Giunta o al governo regionale per operare con regolamento. Quindi la delega è quindi per procedere con una procedura di delegificazione, come dicevamo prima. Ovviamente c'è da tenere presente questi vincoli. Ci sono dei casi in cui l'adeguamento deve avvenire per forza con legge regionale, cioè non si può delegificare, non si può delegare. E tipicamente questo è riportato anche dalla legge 234, ovviamente, ma anche dalla legge regionale, quando la legge preveda
nuove spese o meno rientrate, che lì bisogna andare a fare poi impegni finanziari e così via, quando dovesse prevedere l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative stabili, quando interviene in materie coperte da riserva assoluta di legge. Ora, su questo, un altro minuto o due di riflessione. Ora, è facile dire per lo Stato gli interventi coperti da riserva assoluta di legge, noi lo sappiamo quali sono per lo Stato, materia penale, materia fiscale, eccetera, eccetera. È più difficile dirlo per la Regione, che non ha tipicamente le competenze coperte storicamente da riserva di legge dello Stato. Allora, come ci si regola in questo caso? Diciamo che per evitare guai sarebbe più opportuno comunque attenersi a una procedura legislativa, quindi non delegificando, quando comunque le norme toccano diritti costituzionali del cittadino, quindi tipicamente in materia di sanità e di servizi sociali. E non solo. Questi sono i casi in cui l'adeguamento può invece non avvenire nella legge regionale. Il procedimento della legge regionale può non essere seguito nel caso in cui il recepimento degli atti normativi dell'Unione Europea sia già previsto in disegno o proposte di legge in itinere, se c'è già un disegno di legge sulla materia che già è stato avanzato e in discussione, perché succede, noi dobbiamo fare i conti con la realtà, è già in discussione alla commissione competente dell'Assemblea e dobbiamo operare per introdurre un recepimento su quel disegno di legge. Beh, andiamo a parlare, insomma, siamo concreti, andiamo a parlare con l'Assemblea, lo inseriamo lì. E non perdiamo tempo e non aspettiamo il 30 aprile per l'approvazione della legge regionale, della legge di partecipazione. Quando, per esempio, questa norma di recepimento dovesse far parte di una novella legislativa di ampia riforma oppure di una legge o testo unico per materia, questo l'abbiamo già visto, quando abbia già un percorso definito in altri atti legislativi regionali, cioè ci sono atti legislativi regionali che già definiscono un percorso. Noi ci dobbiamo attenere a quello, altrimenti dovremmo cambiare la legge madre che ha definito il percorso. Quando, per esempio, quella norma è già stato stabilito precedentemente nella disciplina di una legge, per esempio, che debba essere disciplinata in via regolamentare e non in via legislativa, e quando per quella materia ci sono già stati dei regolamenti di delegificazione. Quindi a quel punto si continua con questo strumento. Anche in questo caso, quando debba avvenire con urgenza e quindi sottoposto alla disciplina dell'articolo 8 e quindi urgenza, quindi non si va nella legge regionale. Il recepimento degli atti normativi dell'UE può avvenire con regolamento quando la materia non richiede necessariamente un intervento legislativo, quando le norme regionali da modificare o abrogare siano già di tipo regolamentare, ovviamente se esiste già un regolamento di delegificazione che opera in quella materia e c'è una norma da abrogare, la abroghi in quel regolamento con lo stesso strumento. Quando il regolamento è di attuazione di una legge regionale o di esecuzione di una legge dello Stato o di una norma europea, quando vi è una delega legislativa. Qui non mi soffermo più di tanto perché questo, come dire, è un po' il sunto, una derivazione delle considerazioni precedenti. Addirittura l'attuazione può avvenire anche in via amministrativa con atti di secondo livello o di terzo livello, quindi con delibera, tanto per capirci, quando la materia interessata fa parte di un piano programma di competenza della Giunta, a seguito di una sentenza della Corte di Giustizia riguardante una fattispecie disciplinata da atto amministrativo, cioè se la sentenza riguarda i livelli di inquinamento delle acque o di emissioni in un particolare territorio derivanti dal fatto che operi una certa discarica o un certo tipo di fabbrica,
E c'è già una disciplina a monte che ha con lo strumento della delibera, perché riguarda fattispecie precise, noi andiamo ad operare su quelle. Per risolvere una procedura di infrazione prevenendo una possibile condanna su una fattispecie già disciplinata da atto amministrativo. Però diciamo qui si tratta di, come dire, di casi residuali, non sono molto frequenti onestamente. Però non possono neanche essere derubricati completamente. Oh, questo è uno schema sinottico, per esempio, che da buon sistemista è una elementare tabella a doppia entrata che si può usare sia per il singolo atto europeo e sia per un'eventuale banca dati che si volesse essere. Che si volesse mettere su, che riguarda tutti gli atti europei da recepire. Allora, qui a sinistra andrebbe l'atto secondo la tipologia di appartenenza, se con regolamento, questa è la syllogism, cioè poi alla fine l'atto finale, la rappresentazione grafica finale di quanto è stato detto fino ad oggi. Quindi, se è regolamento, se è una direttiva, se è un atto non legislativo, raccomandazione, comunicazione, se è una sentenza, se è una procedura di infrazione. Qui dobbiamo mettere soltanto delle X, quindi per la direttiva faccio per esempio, se noi andiamo a operare con adeguamento vuol dire introdurre una norma o creare addirittura una nuova legge che si adegua a quella direttiva. O meglio, no, il contrario, se è recepimento. Andiamo a recepire. Se si tratta di adeguamento, quindi la norma già esiste e la dobbiamo adeguare, o se addirittura non dobbiamo modificare niente, dobbiamo semplicemente rimuovere una norma in contrasto. Quindi andiamo a dire che tipologia di operazione va fatta e questa tipologia di operazione con quale procedura di tipo normativo, se l'andiamo a mettere nella legge UE, nella legge regionale o nel regolamento del piano programma dell'atto amministrativo. Allora, qui, in pratica, per ogni atto comunitario basta mettere due X o due pallini e noi riassumiamo in uno schema quello che è stato detto in una importantissima slide di quelle precedenti. Cioè andiamo a definire che cosa dobbiamo fare. Il percorso da fare, la tipologia di operazione normativa da fare e il percorso da attuare. Allora, il divieto di gold plating. E qui incominciamo a parlare di elementi che come dire, rappresentano un po' il trade union tra la tematica dell'adeguamento all'ordinamento europeo è quella della qualità della regolazione. Perché? Perché innanzitutto diciamo cos'è il gold plating. Gold plating, la lettera in inglese vuol dire placcare in oro, quindi indorare. In realtà applicato alle norme, il concetto è più largo, significa imbellettare, aggiungere orpelli, mettere, aggiungere cose non necessarie. Questo è il concetto. Allora, la legge 246 del 2005, la legge semplificazione, così come modificata e integrata dall'articolo 15 della 183 del 2011, dice, teniamo presente, prima di andare a leggere, perché non voglio semplicemente leggere, che questi articoli sono riportate espressamente nell'articolo 32 della 234, e cioè il riferimento non è soltanto a quelle leggi, peraltro ancora vigenti, del 2005, così come modificate nel 2011, ma queste norme sono state novellate dal comma 3, se non ricordo male, dell'articolo 32 della legge 234, quindi sono vigenti, attive e vegete. E cioè dicono che gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto dall'articolo seguente, dal comma 24 quater.
E qui introduciamo un principio che è quello dei livelli minimi di regolazione, che è un concetto tipicamente della qualità della regolazione, o better regulation, così come la vogliamo definire. Cioè, se vogliamo parlare di semplificazione, se vogliamo parlare di leggibilità, se vogliamo parlare di accesso alle fonti normative o tutto quanto, dobbiamo partire dal fatto che le leggi devono avere dei livelli di regolazione minimi, dei livelli di regolazione minimi, e soprattutto quando recepiscono atti europei. E cioè, l'Unione Europea ci dice: dovete recepire una direttiva? Bene, limitatevi a quello. Non approfittate dell'occasione per aggiungere altro che vi interessa, eccetera, perché potete ricadere in due problemi. Uno è di dire cose che poi sono, cioè eliminate un contrasto e ne create un altro. Due, che andate contro principi fondamentali della qualità della regolazione, cioè non fate semplificazione. Che significa attenersi ai livelli minimi di regolazione? Non introducete, non, cioè significa introdurre o mantenere requisiti standard, obblighi o oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive. Non estendete l'ambito oggettivo o soggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive. Non introducete il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari. E poi c'è l'articolo 20,24 che prevede l'eccezione. E dice: se è proprio necessario introdurre elementi aggiuntivi, se proprio intendete aggiungere elementi aggiuntivi, vedo una domanda per il livello di regolazione minima, cosa intendiamo? E la risposta è nel comma 24 ter. Credo che, ecco, la risposta è in A, B e C del comma 24 ter. C'è l'elenco che è assolutamente specifico dei tre elementi, delle tre cose che non bisogna fare per attenersi a quelli che sono ritenuti i livelli minimi di regolazione. Ora, il comma 24 dice: se proprio è necessario, non potete non aggiungere, è vitale che aggiungiate altri elementi normativi a quelli strettamente richiesti, lo dovete giustificare con un AIR, quindi con un'analisi di impatto della regolazione, e qui è il secondo elemento di congiunzione, che è uno degli strumenti fondamentali della better regulation. Naturalmente questo è stato fatto anche strumentalmente, perché siccome per fare un AIR, l'AIR non è una cosa semplicissima, richiede preparazione, richiede un po' di tempo. Allora, per evitare che ciascuno si inventi una, come devo dire, una qualsivoglia giustificazione per introdurre elementi aggiuntivi ai livelli minimi di regolazione, si dice: vabbè, non ci basta una giustificazione formale di 3 righe, ce lo dovete dimostrare con un AIR. E qui, come devo dire, tolgono ogni velleità. Ora, su queste slide io non approfondirei più di tanto, perché si tratta dei poteri e delle funzioni della Giunta o del Governo nell'attuazione del diritto europeo. Se volete, li approfondiamo dopo, tornando indietro, se ci avanza tempo. Questi a suo tempo li feci perché c'erano delle lamentele che venivano soprattutto dai consigli o dalle assemblee. Questa relazione ho ottenuto anche al Consiglio regionale della Toscana. Ricordo che venivano delle osservazioni di questo genere, ma anche in sede di osservatorio legislativo regionale, dove sono rappresentate tutte le regioni, venivano osservazioni. Allora si lamentava il fatto che anche dove si tende formalmente a, come devo dire, a instaurare un'organizzazione formalmente di tipo collaborativo, di fatto il dominus è sempre la giunta o il governo regionale.
Allora io feci queste slide, una, due, poteri e funzioni del Consiglio regionale e altri poteri e funzioni del Consiglio regionale e andiamo avanti, ne parliamo dopo, come dicevo, se ci avanza tempo, proprio per dimostrare che non è così, perché il Consiglio regionale ha poteri e funzioni che sono definite dalle leggi regionali sulla partecipazione e in più non dimentichiamo che il Consiglio regionale o assemblea che dir si voglia, ma non solo, ma ogni singolo consigliere ha poteri e funzioni che mica decadono, che sono definite dagli statuti e che mica decadono perché si parla di atti normativi dell'Unione Europea, restano, quindi funzioni di controllo, di emendamento, di proposizione, di proporre anche direttamente delle proposte di legge e così via. Quindi le funzioni dei consigli regionali non sono per nulla trascurabili. Allora, questa è in uno schema la composizione e il funzionamento del gruppo di lavoro, così come è stato pensato, e come avevo detto inizialmente, di carattere collaborativo la Regione Puglia fra Giunta e Consiglio, e come, secondo noi, e come ha funzionato, come continua a funzionare. Allora, in capo al capo di gabinetto del presidente, o meglio, al capo di gabinetto del presidente fa capo, scusate il gioco di parole, il gruppo di lavoro che è formato da referenti della sezione legislativa della Giunta, referenti del Consiglio regionale, che siano del legislativo o anche non del legislativo, ci fu chiesto direttamente dal Presidente del Consiglio regionale che fossero loro a decidere chi mettere. Noi diciamo mettete chi vi pare, ma normalmente almeno uno del legislativo del Consiglio c'è sempre. Gli altri invece sono i referenti, un referente per ciascun dipartimento della Giunta. Come dicevo inizialmente, loro portano gli input al responsabile del gruppo di lavoro, che è il capo di gabinetto o il più delle volte suo delegato. Il gruppo di lavoro esprime, elabora delle linee guida, che poi linee guida che poi saranno alla base della vera e propria relazione sullo stato di conformità. Queste linee guida vanno poi, tornano indietro, tornano dal gruppo di lavoro per andare a tutte le sezioni. Quindi c'è questo, vogliamo definirlo un saliscendi, chiamiamolo così. Poi i referenti, i componenti del gruppo di lavoro che hanno avuto gli input su cui lavorare, tornano al gruppo di lavoro col compito a casa fatto. Quindi chi con l'articolo da portare, l'articolo con la norma di recepimento da portare nella legge UE regionale, chi con la modifica del regolamento, chi con il disegno di legge interamente da proporre, così via, torna al gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro consegna tutto alla sezione legislativa della Giunta regionale, la quale peraltro fa parte del gruppo di lavoro. E la sezione legislativa della Giunta regionale prepara lo schema di DLU regionale e la relazione sullo stato di conformità, alla luce di tutto il lavoro che è stato fatto prima. Quindi non inventa nulla, voglio dire, mette insieme, ovviamente adottando tutti gli strumenti della tecnica legislativa della quale è o dovrebbe essere competente per arrivare a questo risultato. A questo punto è chiaro anche nel saliscendi, in un'organizzazione che dovesse funzionare a pieno ritmo e in cui la fase ascendente e discendente sono fasi che non sono separate tra di loro, ma che formano un processo circolare, le cose dovrebbero funzionare così. Non è teoria, è pratica, perché già succede in alcune regioni che sono più avanti di noi. Dico di noi perché della Sicilia, ma anche della Puglia, e
E la procedura dovrebbe funzionare così. Ci dovrebbe essere qualcuno che, utilizzando le banche dati sulle quali so essere stati già voi informati, si prende cognizione da subito, già nel mese di ottobre, quando viene elaborato il programma, esamina già il programma legislativo della Commissione UE. Nel programma legislativo, che può comprendere 100, 150, 200 interventi, tra l'altro molto differenziati fra di loro, proposte di regolamento, proposte di direttiva, proposte di libro bianco, di libro verde, atti di indirizzo, di tutto e di più. Allora, il gruppo di lavoro o una o due persone delegate dal gruppo di lavoro vanno già a fare una prima operazione che nelle scienze umane e nella psicologia anche e nelle scienze dell'organizzazione viene definita di riduzione della complessità. Cioè prende 100 e riduce a 20. Cioè toglie tutto quello che potrebbe interessare marginalmente o potrebbe non interessare, stando per il momento alla carta, stando ai titoli, stando solo ai titoli. Però già dai titoli ti puoi rendere conto laddove la materia è di competenza esclusiva dello Stato, per esempio, e già la puoi scartare. Dove, insomma, quella che non è, questo è il caso più frequente, però dove se non c'hai uno specifico di interesse, vai avanti e riduci la complessità. Rispetto a questo, incominci a interpellare già dall'autunno, quando tu hai solo i titoli, su queste 15-20 proposte, incominci a interpellare i dipartimenti e a chiedere se hanno problematiche su quegli argomenti da far valere, che possono interessare. Si fa una prima interlocuzione, se si vuole, non è obbligatoria, vabbè, nulla è obbligatorio nella fase ascendente, cioè una regione può anche decidere di non partecipare in fase ascendente, attenzione, nulla è obbligatorio, però tutto è opportuno, la discendente invece è obbligatoria. Allora, interloquire con il governo per questo e sentire se loro, per esempio, nei vari ministeri stanno già lavorando su questo. Poi la prima fase ascendente va fino alle istituzioni europee, laddove si vanno, perché c'è anche, voglio dire, ci sono anche elementi di relazioni non formali, è stato già detto, mi pare, da attivare, quindi con i nostri referenti, con i nostri uffici di rappresentanza a Bruxelles e così via. E già, come devo dire, ci siamo già fatti una prima idea, ci siamo già mossi un po'. Ecco, la cosa importante, in modo che quando arriva la proposta di atto dell'Unione Europea, quindi scritta, gli articolati, i testi, anche se in forma ancora di proposta, non ci arriva completamente nuova e non ci coglie completamente alla sprovvista. Arriva la proposta. La proposta ci arriva trasmessa noi attraverso, attenzione, attraverso le banche dati, possiamo averla anche prima che ci arrivi formalmente, che ci sia formalmente trasmessa dal governo, perché poi scattano i 30 giorni. Ci arriva la proposta, andiamo a leggere la proposta di atto UE. Nel peggiore dei casi aspettiamo la proposta che ci arrivi con la info qualificata dal governo, quindi governo, regione. A quel punto scattano i 30 giorni che si riducono anche a meno, stanti i tempi morti di attesa, trasmissione, eccetera, eccetera, di preparare un atto di partecipazione secondo i rispettivi statuti, perché alcuni statuti prevedono, statuti o leggi regionali, prevedono che si esprima direttamente il governo regionale, basta, magari con un parere favorevole della Commissione agli affari europei, altri invece prevedono che si debba esprimere l'Aula, ma attivando procedure le più veloci possibile, si fa un atto formale di partecipazione all'atto UE facendo le proprie proposte laddove interessa e qui si opera
un'ulteriore riduzione di complessità, perché dalle 15-20 che noi avevamo individuato prima, alla fine si riducono a 4, 5, 6, 10, non lo so, adesso noi nella prima esperienza che abbiamo fatto erano 6 o 7, non di più. Fai proprio atto di partecipazione, dicendo, quindi citando problematiche specifiche della regione che delle quali sarebbe opportuno prendere atto, si trasmette tutto al governo. Il governo ne può prendere atto, cioè può prendere atto, può tener presente o può non tener presente, inglobare o non inglobare nelle proprie proposte generali, quindi tutto alle istituzioni UE, le quali istituzioni UE poi elaborano alla fine l'atto normativo finale. Quindi viene fatto il regolamento, viene fatta la direttiva, l'atto non legislativo e così via. E quindi nelle prime due colonne abbiamo esaurito quella che è la fase ascendente, nella quale abbiamo partecipato in modo informale la prima volta, in modo formale la seconda volta, se abbiamo voluto farlo, oppure non abbiamo partecipato per nulla la prima volta, e questo ci mette in difficoltà la seconda volta, perché a quel punto le proposte ci arrivano quando noi non avevamo conoscenza di nulla. Arriva l'atto normativo. A questo punto inizia la fase discendente, che per lo Stato e la legge europea e la legge di delegazione europea. La legge di delegazione europea viene trasmessa alla regione, per la regione invece solo si fa per dire, quell'insieme di interventi che la legge UE regionale o di partecipazione, ma anche gli altri strumenti normativi, come abbiamo visto, secondo opportunità, secondo convenienza o semplicemente secondo percorso, miglior percorso, più corretto percorso formale da seguire. Noi non abbiamo una legge e una legge di delegazione, quindi possiamo utilizzare, se vogliamo, la nostra legge regionale, mettendoci dentro tutti e due gli aspetti della legge europea e della legge di delegazione europea dello Stato, quindi mettendoci i recepimenti, ma anche le deleghe a strumenti regolamentari di rango inferiore. E quindi a questo punto abbiamo attuato nel nostro ordinamento il diritto europeo. Mi mancano pochi minuti e quindi vado velocemente alla conclusione. Credo di aver dimostrato, mi auguro, di aver dimostrato che l'attuazione del diritto dell'Unione Europea nell'ordinamento regionale, non è soltanto cioè non, è sol non riguarda soltanto, ecco, la fase obbligatoria, perché siamo strozzati dalle procedure di inflazione, di infrazione, perché non vogliamo fare brutta figura, perché ci possono costare in termini di autorevolezza e anche in termini finanziari, e così via, ma molte volte è opportuna anche laddove non abbiamo obbligo formale di operare, che l'attuazione del diritto dell'UE non è soltanto un'attuazione, appunto, una trasmissione in norme, ma è anche, anzi più delle volte, si tramuta in scelte coerenti, in comportamenti coerenti, in modo di fare e il modo di organizzarsi coerenti. Cioè, ricordo che, per esempio, tutte le leggi regionali, la Sicilia non mi risulta averla ancora, ma la maggior parte delle regioni ce l'hanno, le leggi regionali sulla qualità della regolazione non sono adempimenti obbligatori, formali, che provengono dall'Unione Europea, ma sono scelte politiche. Cioè fare leggi che portino le procedure di formazione delle leggi, il loro controllo anche attraverso le VIR, la loro semplificazione attraverso gli strumenti di semplificazione come
come le leggi di le norme di delegificazione, come i testi unici, attraverso la riduzione delle complessità, quali la riduzione degli onici, la riduzione degli oneri amministrativi e così via, cioè l'attuazione di tutti questi strumenti, tutto è attuazione del diritto dell'Unione Europea a diversi gradi. A diversi gradi, quindi l'attuazione obbligatoria formale e poi c'è l'adeguamento scelta politica, l'adeguamento di chi capisce che conviene, che comunque è una scelta politica importante, che comunque vale la pena di operare in quel campo perché modernizza l'ordinamento, modernizza noi, il nostro modo di fare, la nostra organizzazione e il nostro modo di rapportarci all'Unione Europea, ma non solo. Anche ai cittadini. In questo caso l'attuazione del diritto dell'UE si collega strettamente ed è inscindibile, l'abbiamo visto anche prima, con i principi della semplificazione della qualità della regolazione, di cui l'attuazione del diritto, quindi l'adeguamento al diritto europeo è parte integrante e inscindibile, che questi due aspetti messi assieme fanno parte, ecco perché i cerchi concentrici stanno dentro un più largo, complessivo intervento di miglioramento e di rafforzamento della governance della regione. Quindi non è casuale che all'interno del piano di rafforzamento amministrativo la maggior parte delle regioni abbia messo, e non credo che sia stato fatto soltanto per compiacere alle istituzioni europee e per non avere ostacoli, diciamo in maniera furbesca, per non avere ostacoli per l'ottenimento dei fondi SIE, non credo. Quindi gli interventi appunto per rendere possibile, non difficile, organizzativamente fattibile, l'adeguamento dell'ordinamento regionale al diritto dell'UE. Rientra poi, anche con questa esperienza che stiamo facendo assieme, nell'ambito del rafforzamento più complessivo della governance della regione, perché questa è governance, questo è rafforzamento amministrativo, questa è modernizzazione amministrativa e organizzativa. E che a sua volta tutto questo rientri nell'ambito della programmazione più generale dello sviluppo regionale. Questi siamo all'ultima slide e quindi è giusto proprio il tempo che mi rimane, perché 1 o 2 minuti, quindi siamo lì. Questa è la ragione per la quale in Puglia, ma da quel che ho visto non soltanto in Puglia, per esempio, è stata fatta la scelta specifica di metterci tra le condizionalità dell'ottenimento dei fondi SIE l'implementazione del test PMI, che è stato fatto con una delibera che approva un regolamento per l'applicazione obbligatorio del test PMI per tutti quei provvedimenti legislativi e non che hanno una ricaduta sulle piccole e medie imprese e che quindi a sua volta il test PMI utilizza concetti di riduzione degli oneri amministrativi, di semplificazione, specificamente attagliati alle piccole e medie imprese. Mentre nel piano di rafforzamento amministrativo noi ci abbiamo messo la piena attuazione degli istituti della legge regionale 29, che è quella sulla qualità della normazione, quindi AIR e VIR, e quindi alla luce di questo ci sono anche due deliberazioni già approvate che regolamentano l'attuazione e lo svolgimento dell'analisi d'impatto e della verifica d'impatto della regolamentazione, strumenti previsti dalla legge 29 della qualità della normazione, e poi una ricognizione della normativa vigente nelle aree di policy coinvolte nell'attuazione del PoR in funzione della piena conformità al diritto UE, secondo modalità di regulatory fitness.